disoccupazione giovanile al 60% e le famiglie non possono mandare i loro genitori, i loro nonni in pensione perché la riforma blocca tutto, quindi fino a 70 anni i nostri pochi operai edili che ancora lavorano devono restare in servizio, mentre non è possibile un turnover, quindi i nostri giovani devono andare fuori Palermo e devono andare non solo al nord ma in Europa. Allora noi siamo contenti che i nostri giovani altrove trovino lavoro perché sono bravi e laddove vale il merito i giovani riescono a lavorare, ma noi vogliamo che i giovani tornino qui, quindi il governo non si riempia la bocca di parole come sud, come crescita, perché noi qua a Palermo in Sicilia non vediamo assolutamente un barlume di crescita, qua i posti di lavoro si continuano a perdere e la riforma ha bloccato tutto il sistema che già qua nel nostro territorio è crollato, quindi noi pretendiamo, CGIL, CISL e UIL pretendono e oggi siamo in tutte le piazze d'Italia, che si discuta di una riforma seria, non si governa con i tweet, si governa discutendo con i lavoratori, le lavoratrici, i pensionati e le pensionate di questo paese. Oggi siamo in piazza per permettere alle giovani generazioni di poter andare a lavorare, per poter lavorare deve cambiare la legge Fornero per quanto riguarda le pensioni, non è possibile andare in pensione a 67 anni, a 70 anni o a 75 anni mentre ci sono milioni di persone che non trovano una occupazione, basta con le regalie che il governo fa per fini elettoralistici, bisogna che queste risorse vengano utilizzate per permettere alle persone di andare in pensione in tempi certi. Noi chiediamo più flessibilità, 62 anni per poter andare in pensione, 41 anni per poter, qualunque sia l'età. Poi noi chiediamo che si metta mano alla riforma dei lavori usuranti, non è possibile che edili, che infermiere, che maestre d'asilo che fanno un lavoro con grande logorio psicofisico devono andare in pensione a 70 anni, questo noi non lo permetteremo. Grazie.